Siamo al campo di Mazzano, in provincia di Brescia. Sono qui con Maurizio Squinantini, direttore commerciale della TFC. Oggi protagonista della nostra prova è la sfida che Eclair & Koch porta a tutte le pistole del settore polimerico Striker, su tutte ovviamente la Glock. La nuova pistola si chiama SFP9 Strike Fire Pistol 9. Qualcuno di voi forse ne avrà già sentito parlare con il nome di VP9, il nome sul mercato statunitense. La pistola ha esordito contro Oceano nel 2014, è già stata premiata, adesso arriva sul mercato italiano un po' in ritardo per la questione del 9x21 dell'Italian 9. Maurizio e la TFC l'aspettavano da tempo. Noi abbiamo in anteprima la prova dei primissimi esemplari, perché se mi confermerà l'arma dovrebbe comunque arrivare all'inizio del 2016, marzo del 2016, quindi ci vuole ancora un pochino di pazienza, però noi la stiamo provando, i primissimi esemplari sono qui con noi. Quando sentite il nostro Matteo, il nostro tester che fa le prime prove, però con Maurizio vediamo un pochino la storia di questa nuovissima pistola. Sì, giustamente te, questi primi esemplari sono arrivati in Italia, sono 5, sono parte dei primi 10 esemplari prodotti, 5 in Eclair & Koch, 5 sono stati spediti a noi, perché i 5, sia i 5 in Eclair & Koch sia questi 5 dovranno essere provati da qui a fine anno. A quel punto, per la modifica da 9x21 a 9, anche se è una modifica banale, loro hanno voluto comunque che ci fosse una prova anche sul 9x21, in modo che poi da gennaio partano la produzione, quindi per i primi di marzo crediamo di avere le pistole disponibili per il mercato italiano. È stata fatta questa cosa di voler fare le prove anche sul 9x21, proprio per essere sicuri che la pistola funzioni al 100% come Eclair & Koch vuole. La pistola, la SFP9, come viene giustamente dicevi te, la VP9, come viene venduta negli Stati Uniti, parte VP, richiama la VP70, che è stata la prima pistola col fusto in polimero mai venduta al mondo, e negli anni, giustamente prodotta negli anni 70, che è di 12 anni precedente alla pistola, per esempio, Glock, e loro hanno voluto, tra l'altro una pistola Strike Fire, hanno voluto dopo così tanto tempo riproporre una pistola chiaramente con tutti i canoni moderni, e è un tipo di pistola che negli Stati Uniti sta avendo un enorme successo e che si sta replicando anche in Europa, e crediamo lo abbia anche in Italia. Ecco, non possiamo certamente considerare Eclair & Koch una debuttante nei fusti polimerici, perché come diceva Maurizio, la VP70, ma soprattutto le più recenti USP, P2000, P30, tutte pistole dalle caratteristiche eccezionali, molti di voi forse le conosceranno. La differenza principale da questo tipo di pistole contemporanee, moderne, a casa tedesca, è soprattutto il fatto che non è più un canestro, ma è una Striker, come ormai vengono definite queste pistole. Esattamente, come lo era la VP70, sono tornati ad avere anche una pistola con il funzionamento Striker, che ha un ottimo successo di mercato, e la pistola ha però, diciamo, tutte delle qualità particolari che non sia un'altra Striker, ma che abbia delle caratteristiche ben precise che bene la differenzieranno tra tutti i prodotti. A parte la qualità di stock, principalmente va parlato dell'impugnatura, che avendo sia tre dorsalini intercambiabili forniti di serie, tre pannelli sinistri, tre pannelli destri, possono essere mixati insieme in modo da avere 27 tipi di impugnature differenti, completamente ambidestra. Tutti i comandi sono ambidestri, quindi sia sgancio del caratore, sgancio del carrello, ne fanno una pistola completamente ambidestra di fabbrica. La pistola ha i sistemi di sicura più moderni, perché ha il sistema di sicura al percussore, ha il sistema di sicura sul diriletto, è completamente drop safety, quindi è stato passato tutti i canoni militari, tutti i test militari per il drop safety. In più ha la particolarità di avere la sicura sul caricatore, in modo che
con il caricatore inserito l'arma non può essere smontata. Questo fa sì che per smontare la pistola va tolto il caricatore, quindi maggiore sicurezza. A questo punto la leva va girata, si tira in avanti il carrello e anche qui di particolarità non va premuto il grilletto. In questa maniera si ha una maggiore sicurezza durante lo smontaggio. La pistola ha uno scatto in singola azione, diciamo, con percussore lanciato. Il peso di sgancio è di all'incirca 2,4 kg, 24 newton. Ha un'altezza di 6 mm e un reset di soli 3 mm. Questo nella versione che è venduta in Italia, che è la TF, che sta per Special Force. Poi esiste anche un altro modello, si chiama TR, che viene fatto per i canoni tedeschi della polizia tedesca, che invece ha una lunghezza di scatto maggiore, un reset maggiore e anche un peso che si aggira sui 3,5 kg, quindi adatto alle forze di polizia tedesche. E questo è quanto. Per quanto riguarda le mire, sono mire che sono visibili anche con una scarsissima luce, sono estremamente resistenti perché sono completamente in acciaio, con un tape molto basso in modo da non avere problemi durante il passaggio di produzione. Tutte le parti, guida molla, sono fatte con la massima qualità Eckler & Koch, canne rotomartellate, poligonali, al massimo della qualità. Ecco, un'altra caratteristica di questa versione, che è la prima ad arrivare sul mercato italiano, è anche quello che le dimensioni, non è la classica full size, come abbiamo detto per esempio una Glock 17, ma è una canna di 104 mm, quindi che non full size. È una via di mezzo perché chiaramente loro hanno individuato questa misura che dovrebbe soddisfare sia l'esigenza più da full size ma anche da semi compact. Poi uscirà anche un modello invece più subcompact proprio per il porto. Fra l'altro uscirà anche a breve la versione 40 Smith & Wesson, che andrà a comprare. Quella sarà una gamma che poi negli anni sicuramente si implementerà. C'è stata anche l'altra particolarità di avere queste due prese. Palette di presa. Sì, che facilitano la presa anche per quei casi di difficoltà nell'armamento o quelle persone che magari normalmente fanno più fatica, come magari le signore fanno più fatica a scarrellare una pistola di questo tipo. Tutte queste caratteristiche concorrono a far sì che la pistola stia riscuotendo questo successo commerciale e di critica. Ok, allora io adesso saluto Maurizio, lo ringrazio, noi continuiamo con la nostra prova e sentiamo poi le prime impressioni del nostro Matteo che sta provando la SFP9.